affrontiamo ora un'altra tappa di questo viaggio verso la Seconda Guerra Mondiale che stiamo conducendo e che ci spiega non solo gli avvenimenti, ma anche i fattori, diciamo, di carattere politico, militare, economico, che si hanno portato, dopo appena 20 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, allo scatenamento di una guerra ancora più terribile. L'altro passaggio avviene alla periferia dell'Europa, periferia non in senso geografico, ma periferia economica, sociale, culturale, la Spagna. La Spagna non aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale e né se l'era avvantaggiato in quella fase, perché aveva tenuto aperti i porti, le esportazioni, ma appena finita la guerra la situazione era tornata, diciamo, in questo minimo di crescita economica si era subito, diciamo, aveva avuto subito un immediato contraccolpo. Ma il punto vero è che era la struttura economica e sociale della Spagna ad essere profondamente arretrata. Cioè, è la Spagna del 1900, degli anni 30, degli anni 20, degli anni 30, è una società arretrata, basata su un'agricoltura arretrata, basata sul latifondo, cioè le grandi proprietà di terrieri, e quindi l'esistenza di una larga, ma vastissima massa di popolo contadino poverissimo, è assolutamente tagliato fuori anche a volte dalle condizioni minime di sopravvivenza, e questi ricchi signori che, come ai tempi del Medioevo e della Spagna Eterna degli 500 di Filippo II, sono signori incontrastati di queste aree e in qualche misura vivono in una condizione di sfrenato contrasto tra la povertà assoluta dei contadini e la loro ricchezza, in qualche misura sopra ogni limite. Poi c'è, non per questo la Spagna non ha avuto anche dei momenti di sviluppo industriale, le industrie si erano sviluppate soprattutto in Catalogna, per capirci Barcellona è quell'area più aperta verso il Mediterraneo e verso i traffici, nel bacino delle Asturie, che era dei Paesi Baschi, dove appunto la presenza di minerali di ferro e di altri minerali, di rame, di ferro, aveva consentito di creare un sistema industriale che in qualche misura aveva avuto un suo sviluppo, ma per lo più, diciamo, la popolazione spagnola era una popolazione contadina, povera, analfabeta e arretrata. Dentro questo sistema sociale così chiuso e così arretrato si erano innestati anche elementi ideologici moderni, in particolare si era diffuso l'anarchismo che si era molto sviluppato non solo in alcune aree contadine ma anche nelle aree più sviluppate industriali della Catalogna. Diciamo che gli anarchici erano per molti aspetti maggioritari in molte aree della Spagna, e quindi anarchico-individualisti, antistatalisti, assolutamente contrari ad ogni forma di partecipazione dello Stato, quindi ostile a ogni forma di Stato, protesa a una statalizzazione, a una collettivizzazione forzata delle campagne. E d'altra parte poi c'era la nascita del Partito Socialista Spagnolo, Partito Socialista Obrero de España, che ancora esiste, è un partito di antica tradizione, che era un partito che era nato soprattutto nelle aree urbane e che poi si era sviluppato. Entrambe queste forze avevano delle poderose organizzazioni sindacali, la CNT, che era la Confederazione Anarchica, e l'UGT, che era invece la Confederazione Socialista. Quindi c'era il movimento operaio, era abbastanza forte. E questo movimento si scontrava con una realtà estremamente ostile ad ogni forma, diciamo, di apertura ai bisogni sociali ed economici delle persone, dei poveri. Questi dei grandi latifondisti ho parlato, ma c'era anche una vera e propria casta militare che si era strutturata in Spagna, che era un esercito enorme dal punto di vista numerico, è spropositato, perché era un esercito che era stato pensato ai tempi in cui la Spagna aveva le colonie, ma come sappiamo dopo la guerra ispano-americana, che la Spagna perde anche le ultime colonie d'oltremare, che sono
l'isola di Porto Rico, l'isola di Cuba e le isole filippine, quindi da questo punto di vista la Spagna non ha più nemmeno un impero che giustifichi l'esistenza di questo, di questa grande esercito, e per lo più le interesse della Spagna sono nel Marocco spagnolo, la parte diciamo non occupata dai francesi, nei quali conducono diciamo anche una guerra coloniale, che è soprattutto una guerra di prestigio, anche perché non è che ci fosse molto da prendere lì. La Spagna era una monarchia retta da un discendente dei Borbone, Alfonso XIII. Alfonso XIII fu un re particolarmente longevo, che ebbe ovviamente il torto fondamentale di non comprendere i gravi problemi del suo paese, e nello stesso tempo pensò che la soluzione potesse essere, siamo a metà degli anni 20, l'instaurare di una dittatura, quindi esautorare le Camere e il Parlamento, le corti se si chiamano in Spagna, esautorarle completamente e instaurare la dittatura di un generale, Miguel de Primo de Rivera, che era un ammiratore del fascismo, del mussolinismo. In qualche misura questa dittatura dura pochissimo, tra l'altro era un po' più complessa, più confusa, perché pensate che in questa dittatura, che si basava sull'idea un po' diciamo particolare dell'unità nazionale contro tutti, cioè fu anche una partecipazione socialista, in qualche misura però questa dittatura crolla su se stessa, e con il crollo della dittatura di Miguel de Rivera si ritorna al parlamentarismo, e in qualche misura il prestigio del re va a finire sottoterra. E infatti nel 1931, quando si svolgono delle elezioni amministrative molto importanti per la Spagna, ricordate che la Spagna e le comunità locali, le autonomie locali sono molto importanti, vengono vinte queste elezioni dai partiti repubblicani, cioè dai partiti che dichiarano chiaramente che bisogna far fuori la monarchia. A quel punto Alfonso XIII se ne va dalla Spagna, se ne va in esilio, e in Spagna viene instaurata la cosiddetta Seconda Repubblica, perché c'era stata una Prima Repubblica nell'Ottocento, che era durata tra l'altro pochissimo tempo, qualche mese, la Seconda Repubblica, che viene eletta per lo più grazie alla vittoria delle elezioni politiche, viene eletta da una maggioranza, diciamo, come ce la chiameremmo, di centrosinistra, una maggioranza formata da forze democratiche, liberali, e da forze socialiste, dal Partito Socialista. Una maggioranza, una coalizione che cerca di modernizzare la Spagna, e fa uno sforzo notevole di modernizzazione della Spagna, non solo dal punto di vista istituzionale, ma i problemi sono molto ampi. La Spagna dell'epoca non c'è soltanto quel grosso problema sociale di cui abbiamo parlato, ma c'ha per esempio anche il problema di una difficile rapporto con alcune autonomie locali. Pensate ai Paesi Baschi e pensate alla Catalogna, che ancora oggi diciamo sente molto forte questa esigenza di autonomia, addirittura di indipendenza dalla Spagna, per capirci. Quindi forze centrifughe da questo punto di vista molto pericolose. L'agitazionismo delle sinistre in quel periodo, che sono percorso anche da fermenti rivoluzionari, è molto forte, e quindi il tentativo di instaurare una riforma agraria si scontra non solo con la resistenza degli agrari, ma più complessivamente in una condizione che ci porta a un continuo scontro, un continuo conflitto tra forze dell'ordine, soprattutto la Guardia Civile, che è diciamo il braccio armato politico degli agrari nelle campagne, era una vera e propria struttura militare molto, molto forte, e nel complesso si ha diciamo una difficoltà del governo centrosinistra a varare riforme politiche che abbiano in qualche modo una loro capacità di intervenire nel cuore dei problemi della Spagna. E poi c'è la Chiesa Cattolica, che è un altro grosso potere in Spagna, perché è un potere soprattutto culturale, perché ha il monopolio dell'istruzione, ha il monopolio dei servizi sociali, ha il monopolio di tutto, e quindi in qualche modo la Chiesa in questa parte d'Europa è fortemente alleata con i settori più conservatori e più reazionari del paese.
e addirittura viene percepita fondamentalmente da parte importante della popolazione come un nemico. Quando scoppierà la guerra civile, per esempio, saranno moltissimi casi di chiese bruciate, di reliquie di santi e di monaci portate fuori, esposte al pubblico ludibrio. Soprattutto gli anarchici si renderanno saranno protagonisti di questo tipo di scelta, perché la Chiesa viene percepita come un nemico di classe, un nemico sociale, e in qualche misura, è così come saranno moltissimi preti e monache, uomini di chiesa che saranno uccisi nella prima fase soprattutto della guerra civile. Ma nel 1933 le elezioni vengono però vinte dalle destre, le quali fanno di tutto sostanzialmente per smantellare quello che era stato fatto prima dal governo di centrosinistra, e soprattutto scatenano una terribile repressione contro i movimenti sociali che sono presenti in Spagna. Terribile, drammatica è la repressione delle Asturie, dove vengono uccisi e fatti prigionieri e feriti migliaia e migliaia di persone, quindi un colpo fortissimo alle organizzazioni sia anarchiche, sia socialiste, sia comuniste, del nascente Partito Comunista Spagnolo, che vengono praticamente messe a ferro e fuoco dall'intervento dell'esercito. E l'esercito in questo momento si presenta come un potere d'ordine in Spagna. Quanto questa situazione, che viene chiamata il biennio negro, cioè il biennio nero, è così terribile e drammatica che spinge, nonostante le differenze, gli scontri, le divisioni che pure avevano caratterizzato la vita della Spagna repubblicana, spingono tutte le forze diciamo non reazionari, forse di sinistra, a coalizzarsi. Perfino gli anarchici rompono la loro tradizionale ostilità ad ogni forma di elezione, vanno a votare, e nel 1936, nel febbraio del 1936, vince il Fronte Popolare, questa formazione diciamo di forze che andavano da partiti liberal moderati, liberal borghesi, democratici, fino a partiti, in particolar modo era Acción Republicana, che era il partito più importante di quest'area diciamo laica, fino ai partiti socialisti, il partito piccolissimo all'epoca, Partito Comunista Spagnolo. Gli anarchici votano, è una novità questa, votano, e in effetti il Fronte Popolare vince e le destre vengono mandate all'opposizione. Si instaura un governo a dir vero non corrispondente neppure alla base elettorale che l'aveva eletto, un governo moderato, liberal moderato, un governo molto in cui non sono presenti persino i socialisti si chiudono nella logica dell'appoggio esterno. Questo governo, nonostante la sua essere un governo molto moderato, è un governo però ostile, un governo che viene visto dalle destre come un vero e proprio nemico, un nemico da abbattere, tant'è vero che subito comincia una cospirazione da parte di alcuni generali, capeggiati da questo generale, all'epoca era il più giovane generale dell'esercito spagnolo, Francisco Franco de Beaumonte, Francisco Franco, il quale insieme a questi altri generali il 18 luglio del 1936 tentano un colpo di Stato. Che cos'è questo colpo di Stato? Cioè, tentano di far uscire le truppe dalle caserme, occupare le sedi dei partiti, occupare le radio, occupare le centrali elettriche, occupare i palazzi governativi e quindi rovesciare la Repubblica sostanzialmente. Il tentativo non riesce perché dovunque, in tutta la Spagna, le forze popolari reagiscono e in alcune aree della Spagna impediscono ai militari di prendere il potere. In alcune aree invece della Spagna il golpe riesce, e tuttavia probabilmente, se non ci fosse stato quello che accadrà, il golpe sarebbe stato schiacciato e rovesciato dalle forze repubblicane, perché la maggioranza comunque dell'esercito è rimasta fedele alla Repubblica, la maggioranza delle popolazioni delle città era più importante, erano in mano alla Repubblica, quindi da questo punto di vista il golpe era destinato praticamente al fallimento. A quel punto
Francisco Franco chiede aiuto a Mussolini e a Hitler, i quali di buon grado glielo danno e gli danno un aiuto che sarà decisivo perché gli forniscono supporto logistico alle sue truppe, soprattutto l'aviazione, bloccano con la loro marina, la marina repubblicana, all'interno dei loro porti, consentono all'esercito del Marocco, che era stanziato in Marocco, che è l'esercito coloniale, composto anche molto dai cosiddetti Moros, cioè soldati marocchini di indubbia feroce, i quali sbarcano in Spagna grazie all'aiuto appunto dei passano lo stretto di Gibilterra, quindi sbarcano in Spagna grazie all'aiuto di Mussolini e di Hitler, e da quel momento comincia una lunga guerra civile, perché praticamente sarà una vera e propria guerra con fronti, il fronte repubblicano da una parte, il fronte nazionale, come erano chiamati i seguaci di Franco, un fronte nazionalista che durerà 3 anni e sarà corrispondente a molti lutti, moltissime vittime, moltissime stragi, e tuttavia sarà una guerra che a un certo punto diventa un problema internazionale. Perché diventa un problema internazionale? Perché qui siamo di fronte a un colpo di Stato, cioè il governo legittimo è quello repubblicano. Come fanno Francia e Inghilterra, soprattutto la Francia, dove si è insediato il governo del Fronte Popolare, quindi un governo affine a quello spagnolo, non aiutare la Repubblica contro il fascismo interno spagnolo e il fascismo internazionale? È la domanda che si pongono tutti i democratici del mondo. E questa domanda, purtroppo, la risposta della Gran Bretagna e dell'Inghilterra sembra sempre la solita risposta dell'appeasement, della pacificazione, del tentativo sostanzialmente di fare concessione a Hitler. E quindi si inventa questa idea del non intervento, cioè i paesi si impegneranno, tutta l'Europa si impegnerà, l'Europa e la società nazionale, a non aiutare né l'uno né l'altro contendente. In realtà Germania e Italia fanno finta di accettare questa clausola del non intervento, ma in realtà continuano ad aiutare Franco e il suo esercito, e il quale nel frattempo ha costituito addirittura un partito, il partito della Falange nazionalista, che sarà poi il partito fascista spagnolo, anche se con moltissime profonde differenze, che sarebbe comunque... Chi aiuta invece la Repubblica? Beh, la Repubblica l'aiuta essenzialmente l'Unione Sovietica, perché Stalin ritiene che non può perdere il prestigio internazionale senza aiutare, anche se fuori dai suoi interessi strategici, senza aiutare una Repubblica basata tra l'altro sulla strategia dei fronti popolari, che era quella che lui stesso aveva impegnato, e attraverso la Terza Internazionale l'aiuto arriva anche dalle cosiddette brigate internazionali, cioè delle organizzazioni militari di persone, di volontari che vanno a combattere a favore, contro il fascismo spagnolo, e questa, per esempio, la brigata Garibaldi sarà la brigata degli italiani, organizzata per nazionale, ci sarà la brigata francese, la brigata tedesca, cioè tutti quanti gli esuli, gli antifascisti di tutto il mondo vanno a combattere in Spagna, perché ritengono che combattere in Spagna per la prima volta si può combattere il fascismo fronte a fronte, di fronte, guardandolo in faccia, sparandogli in faccia, quindi offrendo il petto. Tuttavia, nonostante questo entusiasmo, che è un entusiasmo anche intellettuale, culturale, un entusiasmo legato, per esempio, ci sono grandi figure che vanno in Spagna, anche di intellettuale, pensate agli scrittori Ernest Hemingway, che scriverà un romanzo per Chi suona la campana, pensate a Boris Pasternak, l'autore del Dottor Givago, pensate poi ci sono le vittime di Franco, come il grande poeta García Lorca, pensate a Pablo Neruda, che si trova in Spagna come ambasciatore del Cile in quel periodo, pensate insomma a Picasso, che è a Parigi ma dipinge la famosa Guernica, questo inquietante, terribile rappresentazione del primo bombardamento aereo della storia, perché poi decisiva sarà l'appoggio dell'aviazione, soprattutto dell'aviazione italiana e dell'aviazione tedesca a Franco, il quale riuscirà a vincere la guerra soprattutto per questo. La Spagna quindi diventa lo simbolo dello scontro tra democrazia e fascismo,
lo simbolo del tra antifascismo e fascismo. E quindi da questo punto di vista assumerà un valore culturale, anche se purtroppo, come sapete, i repubblicani saranno sconfitti perché è troppo forte la superiorità di mezzi di varia natura che sono presenti nella realtà dei mezzi militari forniti da Germania e Italia, troppo forte anche la divisione del fronte repubblicano, dove le differenze tra socialisti, anarchici, comunisti, repubblicani emergono e si fanno sentire, mentre il fronte nazionalista è unificato e gerarchicamente subordinato alla figura di Franco, che assumerà poi un ruolo fondamentale dopo il 1939. La sua dittatura durerà fino alla sua morte, fino al 1975, quindi sarà l'ultimo residuo del fascismo in Europa, quando il fascismo, come saprete, sarà spazzato via sia dalla Germania che dall'Italia per effetto della guerra. Un'intera classe dirigente antifascista del dopoguerra si formerà in Spagna. Carlo Rosselli dirà: prima oggi in Spagna, domani in Italia. È la prova generale di una, al di là anche della realtà poi concreta, infatti, della prova generale di uno scontro che caratterizzerà l'Europa negli anni successivi, che è rimasta anche nella concezione sociale, nella concezione culturale del tempo, e ancora continua ad affascinare. Io vi invito a vedere, disponibile mi pare su YouTube, ma in ogni caso disponibile abbastanza facilmente reperibile, il film Terra e Libertà, che è stato girato nel 96 da Ken Loach, che descrive un episodio della guerra civile spagnola, che però vi dà benissimo il senso del clima di quegli anni. Quando un umile operaio, lavoratore inglese, francese, italiano, spagnolo, magari perseguitato, costretto ad emigrare, eccetera, eccetera, decide a un certo punto di lasciare tutto, moglie e figli, per partire, per andare a combattere, per difendere la libertà degli spagnoli, perché difendendo la libertà degli spagnoli si difendeva anche la propria libertà. È un bellissimo esempio di dedizione ai propri ideali e agli ideali della democrazia e della libertà, che in qualche misura ancora oggi ci affascina, ci interessa, e che penso sia opportuno che tutti quanti noi e tutti quanti voi conosciate, anche nei modi che ho cercato, diciamo, modestamente di descrivere. Al prossimo video.